Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come potrete chiaramente intuire dal titolo di questo video, quella che state per vedere è una recensione barra impressione di lettura sul Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, romanzo che ho intrapreso circa un mese fa, dopo che giorno l'ho terminato e siamo ad aprile. E avevo già messo anche qualche foto, qualche informazione in merito su Instagram e avevo ricevuto un sacco di commenti di persone entusiaste perché ho trovato che questo sia un libro che praticamente mette d'accordo tutti, piace a tutti quelli che l'hanno letto e di conseguenza io in realtà mi vergogno un po' del fatto che l'ho snobbato per tantissimo tempo. Io che amo poi i tomi belli, grossi, tante pagine, tanti personaggi. Ho sempre avuto una specie di pregiudizio assolutamente infondato, adesso lo posso dire, in merito a questa storia. E tra l'altro poi, tornata qui tra i miei libri, mi sono ricordata che mentre la versione che ho, da cui io ho tratto la lettura, quindi che è quella di Feltrinelli, circa 1000 pagine, però molto molto recente, è questa qui, con la copertina azzurra, in realtà io qualche anno fa avevo preso un'altra copia, ma non in italiano, era in inglese, quindi quando ero in Inghilterra l'avevo trovato probabilmente per tipo £2, avevo questa qui della Wordsworth Classics. E infatti, come indica il segnalibro, praticamente l'avevo abbandonato dopo pochissime pagine perché trovavo che la traduzione, perché di traduzione si tratta essendo in inglese e non in francese, era pessima, pessima, illeggibile, non si poteva leggere. E infatti, poi, ora che ne so un po' di più, che mi sono informata un po' di più, ho capito perché. Cosa è successo? Che Il Conte di Montecristo è un romanzo francese, diciamo dell'Ottocento, terminato verso l'ultima parte dell'Ottocento, quindi scritto durante il corso dell'Ottocento. È ambientato più o meno in epoca post-napoleonica, quindi dall'ultima parte dell'impero napoleonico fino poi alla sua caduta. Cosa succede? Che lo scrittore, Alexandre Dumas, lo scrisse a puntate ed è per questo che è così grosso, perché doveva, insomma, quantificare il suo lavoro, rendere interessanti tutti i passaggi e fare in modo che i lettori si affezionassero e eventualmente anche guadagnarci, è chiaro. Ed è per questo appunto che il romanzo assume questa mole mostruosa di 1000 pagine, ma poi non è mai, mai scontato, mai noioso, perché chiaramente dovendo essere pubblicato a puntate, ogni capitolo doveva contenere in sé ansia, pathos, azione, tutto ciò che può interessare un lettore in un'epoca in cui magari non c'è la televisione, eccetera, eccetera, no? Erano altri tempi, altro tipo di intrattenimento. Quindi è uno dei rari casi, rari. Non sono poi così tanti effettivamente, in cui un romanzo molto grosso riesce a essere interessante ed esaltante in ogni suo punto, quasi in ogni suo capitolo. Non voglio dire tutti, però riesce a tenere ben alto il pathos e l'ansia da lettura, riesce a tenere alto l'interesse del lettore. Ora, cosa succede? Che una volta che Dumas è morto, il figlio non penso si sia mai occupato dei suoi testi, ha scritto comunque testi di altra natura, personali, no? La Signora delle Camelie, insomma, i testi teatrali, però altri editori, altre persone hanno rimaneggiato il testo del padre, quindi Alexandre Dumas padre. Non so bene spiegare adesso il nome delle persone, ho letto un sacco di cose in merito, ma cioè, pare esserci così un mondo di informazioni su questa faccenda, che però è una faccenda molto grave, che davvero dovremmo aprire un altro video per parlarne. Insomma, in parole povere, il suo manoscritto è stato rimanipolato più volte, pubblicato da diverse case editrici in maniera diversa, tale che si sono create una specie di ramificazione di manoscritti dove alcuni avevano un tot di numero di capitoli, altri un altro numero, altri capitoli erano stati censurati, altri allungate, insomma, c'è stato un cambiamento tale che a un certo punto si sono trovate contemporaneamente diverse edizioni del Conte di Montecristo e non si sapeva più a quale fare affidamento. Infatti, e qui arriviamo al punto, quella che avevo letto inizialmente, come dice qui dietro, è la prima traduzione pubblicata da Chapman et Hall nel 1846. Il nome del traduttore non è mai stato rivelato e lo credo bene perché è terrificante, cioè meglio se resta nell'ombra e nell'oblio. Oltre al fatto che, come è specificato invece dall'introduzione a questo, quello moderno, la traduzione dell'epoca è ben diversa da quella attuale. Insomma, in parole povere, motivazioni di traduzione e motivazioni editoriali hanno fatto sì che si creasse un grosso casino intorno a questo romanzo.
un caos tale che è stato risolto soltanto da Claude Shopp, che è un uomo che io non so immaginare, uno studioso, un intellettuale nato in Normandia, tuttora vive, mi sa, che ha creato tra le altre cose il club degli amici di Dumas, insomma è un grandissimo esperto dei romanzi di Alexandre Dumas e soprattutto del Conte di Montecristo, che ha fatto un sacco di ricerche, sin dai tempi dell'università, mi sa che ci ha fatto anche la tesi in merito, scoprendo dei manoscritti, dei carteggi di Dumas dove gli dava delle informazioni in merito al romanzo. Di conseguenza cosa ha fatto questo Shopp? Ha preso tutte le edizioni del Conte di Montecristo, ci ha lavorato per tirare fuori l'edizione unica, cioè l'edizione universale, quella affidabile, quella più vicina all'originale idea dello scrittore, quella che contiene meno possibili passi censurati, cancellati o magari doppioni, errori. E quindi da questo suo lavoro nasce quello della Feltrinelli, con questa copertina che attualmente è considerato il migliore in Italia, che è poi è stato chiaramente tradotto in italiano. Allora ve lo dico subito, questo è stato tradotto in italiano da Gaia Panfili, condotta sul testo francese stabilito da Claude Shopp. Quindi cosa ha fatto Gaia Panfili? Ha preso il testo di Claude Shopp, che era il testo più affidabile da un punto di vista storico, e lo ha tradotto in un italiano che non corrisponde alla traduzione del francese antico, perché se il romanzo di Dumas dovesse essere tradotto in un italiano piuttosto simile al francese di cui si parla in quel testo antico, sarebbe ancora leggibile, che è il motivo appunto per cui questo non è facilmente leggibile. Insomma, in parole povere, l'ammirabile Gaia Panfili ha tradotto questo testo non solo cercando di rimanere fedele all'originale, ma soprattutto elaborando l'italiano, nel caso appunto dell'edizione italiana, in una maniera tale che io, lettore moderno, possa capire senza avvertire il peso di una distanza anche culturale e linguistica che poteva intracciare la lettura. Insomma, è un macello, ma povere, questa è l'edizione migliore a quanto pare, ed è quella completa, completissima. Infatti, ripeto, 1000 pagine, di cui poi alla fine c'è anche un glossario e un elenco di nomi dei personaggi, che sono tantissimi. In aggiunta al problema della ricerca del testo originale di Claude Shopp e della traduzione, che per quanto riguarda l'Italia, vi ho detto, è stata affidata anche a Gaia Panfili, c'è un terzo problema che riguarda il testo, ed è il fatto che Dumas si è avvalso per molto tempo, essendo uno che scriveva tantissimo, aveva tante idee, eccetera, eccetera, si è avvalso di persone che lo aiutavano a scrivere, e questo si evince dal fatto che partendo dall'inizio, dai primi capitoli agli ultimi, si nota chiaramente una differenza di mano. Ora non so spiegare esattamente come sia possibile, ma è evidente che chi ha scritto i primi capitoli e quelli centrali e poi gli ultimi o non è la stessa persona, o palesemente lo stile narrativo della mano che ha scritto questi tre passaggi è completamente diversa. E a quanto ho letto in giro, appunto, probabilmente lui si avvaleva di persone che lo aiutavano a scrivere, che erano a loro volta degli scrittori, ecco, quindi ecco per questo c'è. Cioè, si può probabilmente avvertire una differenza, per quanto sia possibile avvertirla quando si legge una traduzione. Comunque, in realtà, essendo la traduzione veramente ben fatta, è davvero molto molto evidente. In più, il testo presenta, per chi vuole assolutamente andare a cercare il pelo nell'uovo, anche delle imprecisioni, insomma, probabilmente non è stato possibile essere totalmente fedeli all'opera originale, però voglio dire, alla fine, su una lettura di 1000 pagine, risulta quasi assurdo, impossibile riuscire a mantenere una coerenza totale nei confronti di una storia così lunga, così articolata, così piena di personaggi come il Conte di Montecristo. Per quanto riguarda la trama, non è difficile raccontarla così su due piedi, né tantomeno intendo raccontarla, giusto un accenno su quello che è già noto ai più, credo. Il protagonista è Edmond Dantès, questo ragazzo che fa il marinaio, sta per sposarsi con Mercedes, la donna che ama, in quanto ha capito che il suo capo ufficio, diciamo, tra virgolette, il capo della nave su cui lavora come marinaio, Morrel, ha deciso di nominarlo capitano della nave a seguito della morte del vecchio capitano. E convinto appunto di essere in procinto di ottenere un lavoro stabile e remunerativo, decide appunto di sposarsi con la donna che ama. Quindi fin qui una cosa molto tranquilla, insomma, niente di particolarmente scandaloso, se non che, poiché il libro è lungo 1100 pagine, è evidente che qualcosa non va come dovrebbe andare.
altrimenti insomma il libro sarebbe durato scarse 100 pagine. E quindi il destino del nostro protagonista praticamente prende una piega totalmente inaspettata, ma inaspettata non è per lui, chiaramente, inaspettata per il lettore, perché mentre all'inizio i primi capitoli lasciano intendere una trama che è anche un po' come dire, trita ritrita, già sentita, i Promessi Sposi, cioè almeno io ho pensato immediatamente ai Promessi Sposi, in realtà subito dopo la trama prende una piega incredibile e il protagonista diventa in un colpo d'occhio praticamente sia vittima sia artefice del proprio destino. Al numero abbastanza ridotto di singoli personaggi della parte iniziale del romanzo si apre una storia immensa che viaggia culturalmente e geograficamente un po' in tutta l'Europa dell'Ottocento, con grossa focalizzazione, guardate un po', proprio sull'Italia, che secondo me è la parte migliore del romanzo, quella appunto ambientata in Italia. E i personaggi aumentano a dismisura, sono tantissimi, ci sono chiaramente personaggi principali strettamente collegati al protagonista e i secondari che però non sono mai banali. Ogni personaggio, dal primo all'ultimo di questo romanzo, ha un perché, ha un motivo, ha una storia, una ragione d'esistere, quindi non nasce come personaggio, come dire, puramente strumentale che lo scrittore manda avanti e indietro così perché vuol riempire i buchi, ma c'è proprio una storia che riguarda tutti i personaggi, pensatissima, che deve aver richiesto un lavoro di anni e anni. Quindi personaggi fantastici che si concatenano a questa trama enorme in maniera perfetta, come una vera mente machiavellica può fare quando scrive. Un altro elemento importante di cui discutere, oltre alla trama e la trama intricata e i personaggi vivi, è la presenza di dialoghi. E questo è un elemento che potrebbe forse convincere a iniziare a intraprendere la lettura coloro che temono un po' questo romanzo. Il Conte di Montecristo si basa sui dialoghi, descrizioni pochissime, non ci sono neanche pipponi psicologici, se a qualcuno non piacciono, ad esempio, a me piacciono e ne ho sentito un po' la mancanza in effetti, ma in questo romanzo, che non siamo ancora nell'epoca del decadentismo, quindi vi ho detto che è stato scritto praticamente terminato alla fine dell'Ottocento, manca totalmente l'approfondimento psicologico, come lo intendo io, nel senso alla Dostoevsky per intenderci, no? Uno a caso, l'approfondimento quello dell'inconscio, quello proprio divorante dei personaggi, cioè i personaggi sanno raccontarsi bene, sanno descriversi bene tramite i dialoghi, quindi non tramite un pensiero interiore che dura pagine e pagine, no, dialoghi che sono simili a un vero e proprio pezzo teatrale, sembra a volte di leggere quasi una specie di sceneggiatura teatrale, e i dialoghi sono molto coinvolgenti proprio per questo, perché non sono mai fini a speculazioni filosofiche, a pensieri, idee, no, i dialoghi sono proprio parte integrante dell'azione, ed è dai dialoghi che si rivelano tutte le intenzioni dei personaggi, tutte le paure, tutte le aspettative, tutti quelli che sono le ambizioni, insomma, i desideri di vita. Quindi il dialogo come proprio parte centrale di questo romanzo. E, secondo me un libro scritto prevalentemente di dialoghi è un libro molto più semplice da leggere. Per questo dicevo che la lettura del Conte di Montecristo è impegnativa, sì, ma perché è lungo, non perché è difficile da leggere o perché si rischia di rimanere incagliati in pensieri di profondità troppo esagerate per qualcuno che magari cerca una lettura leggera. Il fatto che appunto si basi sui dialoghi, non su descrizioni, non su capitoli filler, sapete, quelli in cui si raccontano tante cose e poi non si dice mai niente, infatti, ne rende la lettura veramente molto molto scorrevole. C'è da dire che se questo romanzo fosse stato pubblicato oggi, secondo me un qualsiasi editore contemporaneo avrebbe sfrondato questi dialoghi in una maniera piuttosto brutale, perché talvolta i dialoghi sono molto ripetitivi, i protagonisti talvolta si trovano a discutere in dialoghi simili a quello che sto per farvi, tipo: ah, stai andando a Roma? Sì, sto andando a Roma. Ah, davvero? A Roma? Sì, a Roma. Cioè, si contrappongono le voci dei personaggi, dei dialoghi, in maniera così innocente, infantile, un po' ripetitiva, che l'editoria contemporanea troverebbe sicuramente questi dialoghi da cancellare o da tagliare, ma a me sono piaciuti molto, perché in realtà danno un'idea vera del personaggio, perché in fondo quando noi ci ascoltiamo parlare con le persone che conosciamo, anche noi siamo così, cioè i nostri dialoghi non sono mai
come dire, stringati, abbiamo sempre qualcosa da dire, abbiamo delle interruzioni, ci sono dei puntini verbali, no? Nelle cose che diciamo, degli intercalari, delle ripetizioni, cioè i dialoghi sembrano essere artificiali, in realtà sono molto reali, proprio perché sono ripetitivi, proprio perché sono molto molto ben costruiti, tali appunto da sembrare veri. Proprio per questo motivo, questa combinazione di trama intricata, personaggi vivi e dialoghi convincenti crea praticamente una droga nella mente di chi lo legge, tale che non ti puoi più staccare. E se la parte iniziale del romanzo stenta un po' a decollare, secondo me, perché è un po' stereotipica, e appunto che manca di introspezione, cioè i personaggi principali che vengono narrati non hanno un'analisi introspettiva, il protagonista stesso, Edmond Dantès, si sa veramente poco di lui quando la storia inizia, né lui si prende la briga di raccontare qualcosa di sé. Successivamente si ottiene esattamente l'effetto opposto, cioè quello di interessare, di intrigare, e lo scrittore riesce meravigliosamente a rilasciare le informazioni sul protagonista e su quelli che lo circondano in maniera lenta e dolorosa, tale che tu, capitolo dopo capitolo, dici: oddio, devo leggere, non ho tempo, devo lavare i piatti, devo studiare, devo andare a lavorare, devo uscire, ma no, non posso perché devo finire i capitoli. E quindi quando un romanziere crea una droga mentale e cerebrale tale che non ti consente di non riuscire più ad abbandonare il testo che stai leggendo, evidentemente il romanzo è grandemente riuscito. E lungi da me mettermi a consigliarvi nella lettura, visto che io per prima inizialmente ero scettica nei confronti di questo romanzo e appunto mi sono ricreduta, però oggettivamente se lo possedete già in casa e avete pensato più volte di leggerlo e qualcosa vi ha fermato, la mole, i pregiudizi, una svogliatezza momentanea, quello che posso dirvi è sicuramente di iniziare a dargli una chance e di, come dire, secondo me, tapparvi il naso un po' ai primi capitoli, che secondo me non rendono minimamente giustizia alla parte centrale del romanzo e alla finale, ovviamente, perché non c'entrano proprio niente. Perché fossi stata in Dumas a questo punto, avrei completamente riscritto la parte iniziale in maniera un po' più vivida, perché purtroppo, si sa, fin tanto che pubblichi un romanzo a puntate su un giornale è un conto, ma nella società odierna, con le regole odierne dell'editoria, la parte iniziale è molto importante. Sapete che le persone vanno in libreria, aprono il libro, leggono le prime pagine, e se quelle prime pagine non colpiscono, il resto va perduto, magari, anche quando si trattava di gioielli veri e propri. Appunto, nel mio caso, complice questo orrore qui, che tengo soltanto il ricordo di questa terribile lettura, effettivamente la parte iniziale, tradotta male quanto volete, ma pur sempre la parte iniziale, non mi aveva lasciato nessuna buona impressione. E detto questo, concludo la parte recensione e passo alla parte impressione, quindi se non avete ancora letto il libro e non vi va di spoilerarvi qualcosa della storia, potete chiudere qui e ci vediamo al prossimo video. Riguardo le mie impressioni sulla storia, sulla trama, devo dire che sono rimasta sconcertata dalla violenza del desiderio di vendetta del protagonista. A me i protagonisti che si vogliono vendicare nei romanzi piacciono sempre, ancor più se, come nel suo caso, le motivazioni sono legittime. Di fatto, perché Edmond Dantès si vuole vendicare dei suoi tre nemici, che sono Villefort, il magistrato, Danglars, il bancario, e Ferdinand, che è l'amante della sua ex fidanzata, perché questi gli hanno rovinato la vita, cioè gli hanno tolto tutto quello che aveva, l'amore, la famiglia, i soldi, il lavoro, la libertà, perché poi lui, subito dopo, va a finire in galera e ci resta per tipo 14 anni. Però, ecco, il desiderio di vendetta è forte ed è assolutamente circostanziato, però a un certo punto travalica la realtà, perché tutto questo desiderio di vendetta divora il protagonista, che secondo me da essere il protagonista buono diventa di fatto il villain della storia, il cattivo della storia, e questo è uno dei rari casi in cui il protagonista di un romanzo è il cattivo, se ci pensiamo, il veramente cattivo, perché nei fatti, dei tre nemici che lui aveva, di fatto uno solo, secondo me, è veramente il rivale, ed è Ferdinand, il tipo che ci provava con la sua ex ragazza. E io, uscita di carcere, sarei andata da lei con tutte le ricchezze dell'isola di Montecristo e gli avrei detto: senti, lascia quel poveraccio e andiamocene, hai fatto un errore, ma adesso avrei avuto una soddisfazione ben maggiore dal vederlo schiacciato
dal ritorno, no? Dopo tanto tempo. Invece no, lui si vuole vendicare, e lo sappiamo che la cosa principale di cui si vuole vendicare è la vicenda sentimentale, oltre a quella del padre, oltre a quella del lavoro. Però, oggettivamente, quando lui torna, l'ultima cosa a cui pensa è Mercedes. Cioè, la vendetta è stata così pesante nel suo cuore, no? Sofferenza e la solitudine nella prigione, che il motivo per cui la vendetta nasce non esiste più. Cioè, l'amore per questa donna sparisce. Cioè, resta un momento in cui loro si rincontrano, come dire, un sentimento di riverenza, di rispetto nei confronti di questa donna. Ma in realtà ho la sensazione, ho avuto sempre più durante le letture la sensazione che lui volesse vendicarsi anche di lei, che non c'entrava niente, perché oggettivamente tu manchi di casa, 14 anni, ti danno tutti per morto. Può capitare che una persona si risposi, no? Cioè, tu dici, vabbè, ma si doveva risposare proprio con quello lì, che tra l'altro è la causa della mia incarcerazione. Beh, questo sì, ma lei non lo sapeva. Quindi, cioè, la vendetta andava, secondo me, un po' più focalizzata. Invece no, è devastante. Cioè, lui sta in carcere 14 anni. 10 anni dopo l'evasione, sono 10 anni in cui nel romanzo non si parla di lui. Cioè, noi veniamo a conoscenza che Dantes esiste ancora, quando dopo 10 anni dall'evasione appare il conte di Montecristo, che ma chi è? È lui, è una nuova identità. Però di quella trasformazione che si è rivelata, no? La trasformazione che lui ha fatto diventare conte di Montecristo da Edmond Dantes, non sappiamo niente. E in questi 10 anni si possiamo supporre che lui sia andato in giro per il mondo, che si sia goduto le ricchezze, abbia imparato 60.000 lingue, 60.000 costumi, abbia provato le droghe, abbia provato la guerra, abbia imparato a usare tutti i tipi di armi. Cioè, questa persona in 10 anni ha fatto delle esperienze superbe, ha letto tutti i libri di diritto di tutte le città. Cioè, viene descritto in questo libro tutto quello che lui ha potuto fare grazie a questo tesoro che gli viene praticamente regalato a culo, perché insomma, cioè, è solo perché ha creduto alla batifaria che era lì in galera con lui. E tu, dopo tutti questi anni di esperienze meravigliose che ti hanno portato dalle stalle dove stavi, perché lui era un marinaietto così, alle stelle, stai ancora pensando alla vendetta. A me questa cosa un po' non mi torna. Allora, il romanzo è stupendo, è tutto quanto, quello che vuoi, cioè la trama è costruita benissimo. Però io mi domandavo appunto per il perché di questo intimo dolore, soprattutto il perché di questa macchinazione, come dire, machiavellica nei confronti dei protagonisti. Perché cosa fa Dantes? Non mica si vendica semplicemente andando lì, ammazzandoli, no? Perché sarebbe quella la vendetta più semplice. Anzi, no, lui lo chiarisce anche in un capitolo, raccontandolo però senza far capire che sta parlando di se stesso, dicendo, ecco, io quando le persone vengono punite per le loro malefatte non è giusto, dice, ammazzarle subito a sangue freddo, perché così li privi della sofferenza, del dolore, no? E che punizione è, dice, se ammazzi una persona che ha fatto un crimine e l'ammazzi così, non gli dà il tempo di soffrire. No, lui ha lo scopo di fare soffrire i suoi nemici. Cioè, i suoi nemici devono soffrire quanto ha sofferto lui, devono patire nella vita quello che hanno fatto patire a lui e alle persone che lui amava. Però, effettivamente, è arrivata la fine del romanzo e qui ho capito che quello che avevo pensato di fatto era corretto. Alla fine del romanzo lui capisce di essere andato oltre. Nel momento in cui viene ammazzato senza alcun motivo, ed è quella la scena più brutta del romanzo, il figlio di Wilfort, il bambino piccolo, viene avvelenato a seguito della catena di avvelenamenti nella sua famiglia, è lì che lui capisce che ha sbagliato, cioè che non, questa vendetta lo ha consumato, lo ha distrutto, che lui ha sprecato altra vita, oltre alla vita che gli era stata tolta in galera, che comunque ormai questo tempo è andato. Che è il tempo di andare avanti, solo che ci ha messo 1500 pagine per capire questa cosa, ha rovinato non una famiglia, non due famiglie, ma almeno 3-4 famiglie dove c'erano persone che non c'entravano niente con la sua vendetta, e tutto questo per capire che lui doveva andare avanti, e quindi non solo non ritorna col Mercedes, ma si mette con un'altra, e quest'altra, Heidi, che è la schiava greca, io non l'ho capito, cioè nel libro Non parla, cioè non si capisce minimamente il tenore sentimentale tra di loro. Oltre al fatto che lei è bella, affascinante ed è molto legata a lui perché lo vede come un padre, non c'è il legame da parte di lui, non è descritto. Si intuisce che potrà accadere dopo, quando poi lui parte per sempre, sparisce dal romanzo. Però
secondo me il finale giusto doveva essere con Mercedes, cioè io almeno me lo immaginavo così, avrei preferito che lui e Mercedes tornassero insieme, perché altrimenti tutto questo non ha senso, non ha assolutamente senso, anzi addirittura alla fine del romanzo Mercedes gli dice io sono vecchia, tu invece sei ancora giovane, ma che vuol dire? Cioè se non avranno la stessa età, ok che lei voleva intendere io non ho più voglia di vivere, questo intendeva dire, mentre tu hai già vissuto, ma vuoi davvero che un uomo come Dantes, come il conte di Montecristo, che ha costruito un impero di bellezza e di splendore, non sia in grado di ridare il senso della vita alla donna che amava? Cioè, perché no? Non ho infatti assolutamente apprezzato il risvolto tra di loro, perché ok che lei ha fatto degli errori, ha commesso degli errori, ha devastato parte della sua vita, effettivamente sposandosi con un uomo che non amava, però ha anche avuto un figlio che ama, ha avuto una vita bella, rinuncia a un patrimonio senza motivo, rinuncia alla metà del suo patrimonio quando Ferdinand si spara, ma senza motivo, cioè si fa un atto di accusa, di sacrificio di questa donna, che non ho capito, che... Mi è sembrato un po' forzato da parte dello scrittore dare così tanta colpa a una donna che nei fatti non ha fatto niente di male, cioè non era a conoscenza di nulla, non sapeva nulla, ha fatto la vita, cioè voleva vivere, ha vissuto, cioè quanto al posto suo non si sarebbero comportati diversamente? Cosa doveva fare? Andare in convento perché l'uomo che amava era sparito da 20 anni, 30 anni? Perché piuttosto non poter dire ok Dantes, dovevi tornare da lei, dovevi cioè dirle che eri vivo non appena uscito, non 10 anni dopo, sotto mente spoglie, creando tutto questo casino. Quindi non mi è piaciuto, ecco, il risvolto finale riguardante lei, che poverina ha un epilogo tristissimo, no? Quando dice io sono vecchia. Sono vecchia per chi? Cioè, in che senso? Cioè, sei finalmente libera dall'uomo che non amavi, tuo figlio sta bene, alla fine la salute c'è, cioè... No, dice tanto io morirò presto, cioè chi l'ha detto? Ma perché? Cioè solo perché sei pessimista, solo perché ti senti in colpa? È stato un risvolto un po' pietoso che non mi è piaciuto, e vabbè. Invece per quanto riguarda i personaggi, mio sommo personaggio preferito per cui ho avuto una crush per tutto il tempo del romanzo è stato Villefort. Villefort è un personaggio stupendo, dunque, non lo definirei il cattivo del romanzo, perché secondo me nessuno dei tre nemici di Dantes è veramente cattivo, sono semplicemente persone che hanno preso la palla al balzo in situazioni per volgerle a loro favore, cosa che avrebbe fatto praticamente chiunque, e ripeto, solo Ferdinand sapeva veramente quello che faceva. Villefort è fantastico, è un personaggio dedito alla legge, al lavoro, al suo lavoro. La legge è tutto per lui e lui è l'incarnazione della legge, se non che però, in quanto incarnazione della legge, si prende la briga di fare degli errori grossolani, nel senso che ritiene di essere nel giusto anche quando palesemente sfrutta il proprio lavoro per fare delle decisioni sbagliate. Una di queste è tenere in carcere Dantes quando poteva liberarlo, e l'altra è quella di non aiutare Bertuccio, che è il servo di Dantes, a vendicare il fratello. E lì, secondo me, fa l'errore sommo, perché quello proprio gli costa la croce. Ed è un personaggio meraviglioso perché c'è simmetria fra quello che lui ha fatto e quello che lui poi subisce. Cioè lui ha mandato in prigione Edouard Dantes, il quale poi rischia praticamente la follia, a un certo punto in prigione così solo e disperato cerca di ammazzarsi, e finisce Villefort pazzo, la famiglia completamente avvelenata, la moglie si suicida, svergognato nel tribunale con la scoperta del figlio illegittimo eccetera eccetera, e quindi alla fine lui diventa pazzo. Quindi aveva cercato di indurre alla follia Dantes senza immaginarselo, ma insomma, tenendo una persona in galera cosa ti aspetti, e diventa pazzo. Invece per quanto riguarda Danglars non ho capito il finale, non mi è piaciuto tantissimo, perché io avrei fatto morire Danglars è veramente una persona infima, un personaggio infimo, cattivo, ma non con un senso. Villefort ha un senso suo personale di giustizia, quindi risulta cattivo esternamente anche se per se stesso non lo è. Danglars è semplicemente un banchiere attaccato ai soldi, che se ne frega della figlia, se ne frega della moglie, se ne frega di tutto, vuole soltanto fare capitale. E alla fine resta praticamente squattrinato, perché lui voleva togliere a Dantes il lavoro, e quindi poi finisce lui senza nulla, va bene, in bancarotta, senza soldi. Addirittura Dantes, tramite i suoi amici furfanti italiani, li fa praticamente patire la fame, patire la solitudine, che era quello che lui ha fatto patire di fatto anche al padre di Dantes. Quindi c'è simmetria, però io
fossi stato io l'avrei ammazzato, perché veramente, cioè, non si meritava niente, veramente persona terribile. E niente, invece Ferdinando, come ho già detto, vero artefice, secondo me, della cattiveria perpetrata a Dantes, si spara. E anche questa cosa io non l'ho capita, cioè una persona che è così vigliacca e meschina da fare certe cose, si sparerebbe davvero? Mi sembra molto un espediente, come dire, voluto dallo scrittore per liberarsi di un personaggio che ormai aveva fatto il suo corso, che aveva fatto il suo arco di azioni, e quindi per poi liberare Mercedes e il figlio Albert da questa situazione di vergogna. Però, insomma, io ci avrei visto bene un bel duello, invece, sì, perché, insomma, è un rivale d'amore, no? Quindi, cioè, il duello, cioè, questo, il duello lo va a fare col figlio, ma non c'è mai poi nessun duello. Mi aspettavo davvero il duello con Dantes, ma è così vigliacco Ferdinand che non gli viene neanche in mente di fare il duello, che sarebbe stata una bella cosa da leggere. Vabbè, queste sono così idee. Altro elemento fantastico di questo romanzo è la percezione che ne ha il lettore di com'era l'Italia all'epoca. Dumas sembra avere proprio un amore per l'Italia. Non so se questa cosa sia giustificata, non so bene molti dettagli della sua biografia, non so, forse viaggi sicuramente, ma un amore per gli italiani, per il calore italico, proprio descritti, questo il popolo descritto in maniera stupenda, le donne descritte in maniera molto come naturali, molto vitali, libere dalle costrizioni della società. E poi c'è il paragone con la società francese, che secondo me Dumas descrive degnamente e che descrive male, cioè nel senso, male nel senso che ne tira fuori tutti i difetti, no? Non doveva avere una buona impressione della società in cui viveva, se è portatore del pensiero che ne deriva da questo romanzo, perché ne risulta una società di nobili fatta di persone grette che comunque non pensano ad altro che all'immagine pubblica, poi alle spalle combinano qualsiasi tipo di schifezza, di orrore, che è beautiful, levati, cioè proprio storie e intrighi intricate di famiglie, di la moglie di quello col marito dell'altro, il figlio di quello legittimo, cioè una cosa proprio terrificante. Se la vogliamo dare per vera, e mi viene in mente comunque che un romanzo del genere può essere scritto soltanto da un uomo che conosce tantissimo e benissimo la vita umana, ne risulta una panoramica veramente grottesca. Certo, sicuramente comica, fa ridere ovviamente, però è anche grottesco in senso negativo. Un altro elemento interessante che mi è piaciuto di questo romanzo è la costante presenza di citazione di opere latine. Le opere latine vengono citate da chiunque, persino la cosa bella è che persino il Vampa, che è il furfante amico di Montecristo che lavora a Roma, che vive a Roma nascosto con i suoi scagnozzi, addirittura legge Orazio. Cioè, quindi c'è questa volontà di Dumas di mettere in mano ai personaggi più turpi e più truci delle opere così importanti, no? A testimonianza del forte senso di ambizione di questi personaggi raccontati da Dumas. Troviamo che praticamente sia Luigi XVIII, no? Quello che viene poi scalzato da Napoleone, sia appunto il furfante romano, leggono opere latine. Quindi da qui si vede come i desideri umani restano gli stessi, restano invariati, anche quando ci sono differenze di classi sociali. E per concludere, come ho già detto un po' all'inizio del video, ciò che mi è mancato in questo romanzo è stato l'approfondimento psicologico dei personaggi, ma voglio dire, se ci fosse stato anche questo, il romanzo sarebbe stato lungo 4.000 pagine, perché l'approfondimento psicologico fa sì che i personaggi finiscano a raccontare di sé, ad avere dei monologhi interiori lunghi, magari circostanziati, che nel caso del protagonista di Montecristo avrebbero, secondo me, aiutato molto nello spessore del suo personaggio, perché benché lui sia il personaggio principale, in realtà lui viene quasi sempre raccontato dagli altri, percepito come vampiro, come conte buio, tutto vestito di nero, con i capelli lunghi, con la pelle chiara, tipo eroe alla Lord Byron, e lui stesso talvolta si lascia andare a qualche imprecazione in merito alla situazione della vendetta che sta procedendo come voleva o non proprio come voleva, però non c'è mai un vero e proprio capitolo introspettivo, se non la parte finale, che è quella in cui lui per un attimo ha il dubbio di star sbagliando tutto, di star facendo qualcosa che non è giusto, ma di essere appunto un errore, mentre lui per tutto il tempo del romanzo si crede in diritto di dover fare la sua vendetta per un motivo di provvidenza divina. Cioè, ma le motivazioni per cui hai elaborato tutto questo piano non sono mai fornite in maniera dettagliata, non come mi sarebbe piaciuto leggerle, restano un po' più nascoste, come se lo scrittore avesse voluto dire: beh, veditela tu, cioè immagina tu quello che è successo,
immagina tu quello che c'è dentro questo personaggio e goditi la parte della trama in cui lui mette in atto, manipola praticamente amici, nemici, servi, camerieri, donne, uomini, bambini, manipola chiunque, praticamente lui non si sporca le mani di un millimetro e gli altri si distruggono vicendevolmente in maniera così anche comica. Però sempre appunto fra da azione, tutto deriva dalle azioni e non tanto dalla, diciamo, consapevolezza psicologica, però beh, va bene così e del resto è davvero l'unica critica che mi sento di muovere a un romanzo di per sé eccellente, che merita davvero di essere letto e lascia alle sue spalle, nel momento in cui viene riposto, magari non riflessioni personali, a meno che voi non abbiate intenzione di fare una vendetta drammatica e cruenta, non dubito che avrete degli spunti personali di riflessione, però sicuramente lascia molte riflessioni se siete appassionati di scrittura e quindi vi va di carpire qualche informazione narrativa, oppure se semplicemente volevate essere intrattenuti e improvvisamente, chiudendo il libro, sentite che non ci sarà più nessun altro libro in grado di coinvolgervi come questo. Spero di no. No, sono sicuro di no. Però sicuramente questo è uno di quei libri che quando lo chiudi dici, oh, cacchio, ho fatto appena un viaggio gratis che mi ha portato veramente lontano. E detto questo, mi sono dilungata tantissimo, se siete arrivati fin qui, grazie, e ci vediamo al prossimo video.